Diciamo, allo Stato la situazione è abbastanza ferma perché dobbiamo rispettare quello che è lo statuto e il regolamento della società. Si possono fare tutti i ragionamenti che noi vogliamo, ma tutto passa e con le dimissioni dell'attuale Presidente si riterrà di dimettersi. E poi statutariamente dovremmo indire un'assemblea dei soci da cui poi dovrebbe emergere la nuova presidenza. Però l'altra sera noi abbiamo fatto un incontro con tutti i calciatori, eravamo una cinquantina e i dirigenti unitamente ai giocatori della prima squadra e i calciatori anche e i preparatori tecnici della giovanile. Il clima era buono e i nostri giocatori si stanno allenando anche in questo periodo e i problemi li teniamo. Ecco, sarebbe da stupidi non ammettere che i problemi ci sono, sia sotto l'aspetto societario nel suo complesso e anche sotto l'aspetto economico. Con calma cerchiamo di affrontarlo. Io faccio anche in questa sede un invito a tutti coloro i quali ci tengono per la Gelbison, ci tengono per questa società, hanno cuore rosso-blu, a eliminare quelle piccole divergenze, quei problemi di natura personale e a mettersi a disposizione. Tutti insieme può darsi che usciremo in maniera brillante da questa crisi che purtroppo esiste e potremmo ancora continuare a mantenere questa categoria che per Vallo è un lusso. Auguri. Auguri pure a te.